Allora, queste sono le reazioni comprensibili chiaramente di chi vive in quel territorio laddove Terna appunto ha deciso di ampliare e non poco questa centrale, ma per entrare un po' più nello specifico ci colleghiamo adesso con Davide Del Vecchio che ha una lunga carriera politica, è adesso responsabile dell'UDC. Ecco, Davide Del Vecchio è di quelle zone, ha vissuto e ha combattuto battaglie lì per quel territorio. Allora, intanto buonasera Del Vecchio, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, le chiedo Buonasera. subito, ha sentito le preoccupazioni dei suoi vicini di casa, potremmo dire. Ecco, intanto se le condivide. Sì, sono osservazioni giuste che fanno i miei vicini di casa, perché poi sono tutti di questo quartiere. Noi abbiamo in qualche maniera subito quella decisione negli anni Ottanta della centrale elettrica. Non abbiamo mai avuto compensazioni da quell'opera. Nonostante ci sia stato un deprezzamento generale delle immobili del nostro territorio. E adesso ci ritroviamo con una nuova centrale, della quale si sapeva poco o nulla, perché sembrava si dovesse fare a Cartoceto, e per la quale il sindaco non ha mai convocato una riunione, non ha mai sentito i cittadini, non ha mai ascoltato no, quelli che sono anche l'attuale situazione di quella centrale elettrica. Perché, come diceva un residente, un anno fa sono stati fatti dei lavori in quella centrale elettrica, quella attuale, e da allora gli elettrodotti che passano nel nostro territorio emettono un suono che poi si è anche ascoltato nel servizio, molto fastidioso e persistente, non smette mai, mentre prima succedeva solo in caso di nebbie o comunque eventi atmosferici strani. Ecco, per tutto questo noi giustamente chiediamo, come hanno detto già diversi cittadini, un incontro con l'amministrazione pubblica qua a Carrara di Fano, quindi sul nostro territorio, e intanto ci spieghi cos'è, cosa non è, che ricadute ha anche sull'ambiente, sulla salute dei cittadini, e poi ci spieghi anche come vuole compensare l'installazione di una centrale come quella, perché ho sentito, ho letto questa mattina sui giornali che vorrebbe interrare la parte degli elettrodotti a San Cristoforo Vallato, che va benissimo, per carità. Però prima bisogna che fa gli interventi sulla zona di Carrara, quindi interra prima gli elettrodotti che sono presenti sul nostro territorio e che, come ho detto prima, creano già fastidi di un certo rilievo. Vorrei anche ricordare che su questa vicenda ci ha combattuto per anni Don Pier Giorgio Giorgini, il nostro caro parroco, che no, è venuto a mancare poco tempo fa, e anche lì grandi battaglie contro allora Enel, non era neanche Terna. E ciò nonostante, insomma, non si è riusciti a bloccare quelle nuove anche installazioni che hanno fatto. Per cui oggi chiediamo più di prima che le compensazioni vengano investite su questo territorio, perché a questo punto veramente abbiamo necessità che si faccia qualcosa di concreto. Ecco, quindi mi pare di capire Del Vecchio che innanzitutto non siete qui per bloccare un'opera che comunque, volente o nolente, insomma, è necessaria perché è necessaria produrre energia, avere energia, ulteriore energia. Ricordiamo che lì a Bellocchi ci sono anche tante aziende che hanno bisogno di energia, ma le stesse case, io prima fuori onda parlavo con lei visto che lei è anche un costruttore di case, quindi di quanto ormai le abitazioni non ci fanno più nulla con 3 kilowatt e mezzo, hanno Sono tutte bisogno dipendenti dall'energia elettrica. almeno 6 kilowatt, quindi tutte le nuove abitazioni dipendono dall'energia elettrica, poi c'è questa mania adesso, questa smania di slegarsi dal gas e quindi di puntare davvero sull'energia ed è per questo che per esempio gli impianti fotovoltaici si stanno andando insomma alla grande. È così, mi conferma questo? Sì, c'è una necessità di almeno 6 kilowatt ormai nelle abitazioni. I pannelli fotovoltaici, che va benissimo, vengono sempre di più installati nelle case, e questo fa sì che però ci sia necessità di avere delle nuove richieste di energia elettrica che vengono supportate da questi nuovi impianti. Però il problema è che qua non è stato spiegato niente a nessuno, né i pro né i contro né cosa succederà domani. Per
perché qui dicono che entro il 2025 si realizzerà questo impianto. Ecco, tra l'altro, allora, a proposito di impianto, lo dicevo prima. Sì, a proposito di questo impianto, possiamo dire ai telespettatori che magari non conoscono la zona che quella centrale, quella che vi stiamo mostrando nelle immagini, è di una importanza enorme. Se si spegne quella, si spegne il centro Italia, tanto per farci... Mezzo Italia si spegne, al centro d'Italia sicuramente. Ecco. Come dicevo, però, noi abbiamo fatto una battaglia già in passato, anche legale, contro chi voleva allora realizzare quel tipo di centrale, ma cioè, bisogna anche essere onesti, sono cose che hanno già deciso e che faranno, quindi oggi la battaglia vera, perché la decisione di fatto abbiamo capito che l'hanno presa e l'abbiamo imparata, cioè l'abbiamo presa dai giornali più che dal sindaco, la battaglia vera è capire la compensazione che ci sarà sul nostro territorio e come Terna si rapporterà per migliorare la qualità della vita dei residenti. E qua, chiaramente, quando parliamo di opere compensative parliamo di soldi che arriveranno anche in questo caso al Comune di Fano, che appunto forse non sapeva, sapeva che avrebbe scelto Fano come città. Per quello noi chiediamo al sindaco che deve venire a Carrara a spiegare come stanno le cose, deve venire a spiegare come investirà i soldi che è evidente che Terna metterà a disposizione per compensare il disagio che creerà. Per cui è una richiesta anche normale da parte dei cittadini di voler sapere cosa accadrà da qui ai prossimi 3-4 anni. E poi sapere soprattutto, perché capisco anche, sentivamo quella mamma, futura mamma, insomma anche dal punto di vista della salute, se tutto... come dire, certo, sotto controllo, se dal punto di vista elettromagnetico questo ampliamento, ecco, non avrà ripercussioni negative sulla salute dei cittadini. Questo è importante ed è fondamentale ricordarlo. Certo. Bene, grazie a Davide Del Vecchio, andiamo avanti col giornale.